Ottava edizione del premio Birra Moretti Gran Cru, come si è evoluto negli anni questo premio che cerca di far emergere i giovani chef italiani? Beh, è un premio importante, dà la possibilità ai giovani chef di emergere. Tutti quelli che hanno vinto in realtà hanno fatto una bella carriera, sono andati alla ribalta di un mercato molto interessante evoluto in Italia. Giovani talentuosi, ed è molto interessante, diciamo, scoprirli e dargli un'opportunità. Quest'anno è cambiato il sistema, facciamo una selezione che poi andrà a creare la finale a marzo, quando ci sarà l'edizione di Identità Golose, quindi anche questa è una novità molto interessante, e quindi vedremo come andranno queste selezioni e ci vediamo a marzo. Ecco, quale consiglio potrebbe dare ai giovani chef che stanno affrontando questa prova? Beh, intanto di essere loro stessi, di non cercare di stupire a tutti i costi, ma fare delle cose che abbiano il senso del gusto, perché è dal gusto che parte, diciamo, il giudizio. Ovviamente una parte di coreografia o comunque di buona presentazione del piatto, però di rimanere sempre ancorati a quelli che sono i concetti un po' della tradizione e dell'innovazione. Queste sono per me le basi su cui fondo il mio giudizio e vedo un po' come andranno le cose. Abbiamo un grande patrimonio, la cucina italiana è una cucina importante, bisogna sviluppare e modificare, evolvere in questo senso.